Allora, stavo dicendo, tutte le novelle che leggeremo, tranne pochissime eccezioni, sono tratte, potete leggerle anche ovviamente sul vostro manuale. Questa qui, che è Andreuccio da Perugia, è a pagina 551. Se c'è il libro potete vederla più comodamente. E se no, insomma, mi seguite per il momento sulle slide che vi propongo. Oh, io l'ho un po' sforbiciata, perché è forse la novella più lunga che leggeremo, e quindi, vedete. Succede, ogni tanto succede questa cosa, vedete, mi fermo, cioè ho cancellato delle righe, però qui vi metto, succederà anche altre volte nella novella, vi metto un po' un riassuntino stringatissimo di quello che succede nelle parti che non leggeremo, ok? Così colleghiamo i brani in cui ho fatto a pezzi, insomma, anche se Boccaccio magari si dispiace il racconto. E non c'è la parafrasi, attenzione, perché il vostro libro ci ha illuso, nel senso che per quanto riguarda il proemio la parafrasi c'era, però ecco, per ovviare a qualsiasi complicazione, sapete che la lingua è quella del 300, i periodi di Boccaccio sono particolarmente lunghi. Io adesso vi pubblicherò poi su Moodle una parafrasi fatta da me, proprio parola per parola, e quindi potete confrontarla poi con il testo originale. Insomma, se avete problemi a capire quello che cavolo dice Boccaccio, poi c'avete la parafrasi in lingua italiana di oggi, ok? Ancora non è presente in Moodle, eccola, la pubblico appena ci salutiamo oggi. E dunque, di che si tratta? Avevo già fatto vedere ai vostri colleghi questa cosa, vediamo se la ritroviamo, sì. Perché noi, insomma, praticamente un attimo che la faccio bene. Praticamente noi la famosa novella Cornice l'abbiamo esaurita nella puntata precedente, no? Abbiamo già visto quella che viene chiamata novella Cornice, che cosa è successo? I 10 ragazzi che scappano dalla Firenze distrutta dalla peste, praticamente si recano, hanno come programma quello di andarsene sulle colline circostanti alla città dove il contagio è minore, e li abbiamo conosciuti anche per nome, no? Questi ragazzi. E in pratica, ecco, da adesso in poi ci leggiamo, no? Una scelta, una piccola scelta, perché le novelle, come sapete, sarebbero 100, quindi non le leggiamo tutte sicuramente. Una scelta di quelle, the best of the Cameron, praticamente. E cominciamo non in ordine cronologico, perché non ci interessa troppo, con la seconda giornata. Ecco, nella seconda giornata che i ragazzi stanno lì a Fiesole, nelle colline di Fiesole, in una villa stupenda dove ci sono anche i loro domestici, vi ricordate, no? In condizioni ottimali. Loro hanno già cominciato dal giorno prima a raccontarsi storie, no? E, però vi ricordate, c'è una logica, no? Nelle tematiche che le storie devono affrontare. Perché, ecco, per esempio, dopo la prima giornata in cui il tema era libero, e dove la regina, chi comanda, insomma, era Pampinea, e nella seconda giornata la regina è Filomena, che decide che tutti quelli che raccontano storie devono uniformarsi a un tema, cioè fortuna avversa ma successo. Qui è giusto, vabbè, per sintetizzare, in pratica tutte le storie ruoteranno intorno a un protagonista che dovrà affrontare un sacco di problemi, di guai, anche disavventure, e che però grazie alla sua intelligenza, alla sua capacità di cavarsela, l'astuzia, l'intraprendenza, eccetera, poi addirittura alla fine del racconto della novella, anzi, sta anche meglio dell'inizio, quindi ci ha guadagnato. Quindi storie in cui il protagonista si trova nei guai ma ne esce brillantemente. Ok, quindi tutte e 10 le novelle della seconda giornata devono uniformarsi a questo argomento. Chi racconta Andreuccio da Perugia è invece Fiammetta, vabbè, giusto per la cronaca, diciamo così. Diciamo che, come avevo detto già prima all'inizio della lezione, quando non eravamo collegati tutti, Andreuccio da Perugia di solito è la prima novella che si legge tradizionalmente, perché in sé racchiude, come vedremo, tutte e tre le maggiori tematiche che io li chiamo i motorini, no? Che muovono la vita dell'uomo secondo Boccaccio. Allora, qui c'è la fortuna. Fortuna non nel senso positivo, però la fortuna come caso, casualità. Cioè, ti capita qualcosa che non avevi praticamente pronosticato. Poi l'intraprendenza, la capacità di cavarsela, insomma, il fare conto sulla propria intelligenza, sulla propria astuzia per cavarsela. E l'amore, no? L'amore inteso spesso come sessualità, come desiderio appunto erotico. C'è tutto qua, tutto sommato. E quindi ecco, di solito
questa è una specie di Decameron in miniatura, no? Andreuccio De Perugia è una novella che appunto ci aiuta a entrare dalla porta principale dentro, insomma, il Decameron. Sempre il Decameron, diciamo, le novelle iniziano così. Ci sono due righe in cui c'è una specie di trailer. Boccaccio era molto moderno, cioè vi ricordate che il suo volume, no? La sua opera è fatta per divertirsi, e lui premette sempre a tutte le novelle di che parla questa novella. È come se lui immaginasse un lettore che sfoglia distrattamente, magari non seguendo, no? Cronologicamente, pagina dopo pagina, la sua opera, ma salti, no? Da una novella all'altra. Quindi, per rendersi conto di quello che sarà poi l'argomento della novella, lui ci mette questa breve introduzione che, insomma, magari a un lettore così a occhio questa non gli importava, non gli interessava troppo come argomento, e salta un'altra novella. Ecco, quindi anche qui c'è questa rubrica, si chiama, no? Rubrica, sono queste pochissime righe in cui, appunto, come dicevo prima, Boccaccio ci anticipa il contenuto della novella, quindi degli elementi della trama, tanto per capirci. Andreuccio da Perugia è venuto a Napoli a comprare cavalli. In una notte, da tre gravi accidenti sorpreso, da tutti scampato, con un rubino si torna a casa sua. Quindi sappiamo già tutto, praticamente, o quasi. Andreuccio da Perugia viene a Napoli per acquistare cavalli, lui è un mercante, diciamo così, e però passa la notte a Napoli e gli capitano tre cose, tre accidenti, nel senso tre incidenti, tre cose gravi, se la cava in tutte e tre le faccende, e non solo, ma torna a Perugia, torna a casa sua con un bel rubino, con un anello, con un rubino preziosissimo. Quindi vedete, lo schema è quello che vi avevo detto prima, no? Quindi un protagonista che affronta guai e che però poi alla fine li supera e, diciamo, in qualche modo si ritrova ancora più ricco, comunque meglio di quando la novella è iniziata. Allora, ovviamente io mi fermo per respirare quando il periodo di Boccaccio, come abbiamo fatto per il proemio e per l'introduzione, diventa molto lungo, no? Quindi ecco, ripeto ancora una volta, qui non c'è parafrasi, la faccio io, però poi ve la ritroverete su Moodle tra poco. Insomma. Chi sta parlando naturalmente è Fiammetta, no? Tutti gli altri 9 ragazzi la stanno ascoltando. Immaginate una scena come quella che io ho alle spalle, no? Seduti sul prato, ognuno racconta la sua storiella, e gli altri li ascoltano. Un attimo, che faccio uscire il mio cane. Uscire? Vai. Eccoci qua. Fu, secondo che io già intesi, in Perugia, un giovane il cui nome era Andreuccio di Pietro, cozzone di cavalli. Allora, presentazione della piccola breve presentazione del protagonista. Fiammetta dice: M'hanno raccontato questa storia, cioè che c'era un certo Andreuccio, figlio di Pietro, un perugino, quindi insomma siamo in una località che non c'entra molto con la Toscana di Boccaccio, però insomma è sempre una località del nostro centro. Perugia era anche qui a quei tempi un comune importante, insomma. Cozzone di cavalli vuol dire che era un commerciante di cavalli. Beh, oggi si potrebbe dire che Andreuccio avrebbe avuto una filiale di auto, cioè di automobili. Quindi ecco, i cavalli allora erano il mezzo di trasporto dei ricchi e quindi ovviamente lui trafficava in cavalli. Il quale, avendo inteso che a Napoli era buon mercato di cavalli, messesi in borsa 500 fiorin d'oro, non essendo mai più fuori da casa stato, con altri mercatanti là se ne andò. Ecco, qui si aggiungono informazioni su chi è Andreuccio, e qui già subito ci veniamo messi un po' in guardia sulla sua ingenuità, praticamente, come vedremo. In effetti, vi anticipo già qualche riflessione, no, che poi potremo fare alla fine, domani. Questa è una novella di formazione. Che vuol dire? Vuol dire che Andreuccio lo conosciamo in un certo modo all'inizio, è in un certo modo. La parola chiave potrebbe essere ingenuo, dalle nostre parti diciamo frescone, no? Praticamente. E alla fine della novella invece è cresciuto, cioè in una notte è stato costretto dalle cose che gli sono successe a crescere in fretta anche a livello di astuzia, di furbizia. Quindi l'Andreuccio finale è un Andreuccio, anzi, non più stupidotto,
non più un ragazzo semplice di provincia, ma uno che sa cavarsela. E vediamo quali sono gli elementi, no, che ci inducono a questo giudizio iniziale, no? Dice, intanto lui perché va a Napoli? Attenzione, Napoli, stavo dicendo prima dell'interruzione, Napoli allora era una grande metropoli, era probabilmente la città più popolosa d'Italia. L'altro Napoli la conosceva bene Boccaccio, no? Vi ricordate che in gioventù ha passato una gioventù ricca, no? Assolutamente brillante dentro questa città stupenda che offriva mille stimoli, eccetera. Però certo uno di Perugia che va a Napoli a quei tempi è come se oggi uno che viene, che ne so, dalla provincia italiana va a New York, in pratica. Comunque, perché va a Napoli Andreuccio? Perché ha sentito che a Napoli c'è un buon mercato di cavalli. Quindi si mette nella sua borsa 500 fiorin d'oro, più o meno a che corrisponderebbero? Ma forse 5.000-10.000 euro, quindi insomma una bella somma. Ecco qui, prima avvisaglia di com'è Andreuccio. Non essendo mai più fuori di casa stato, cioè la prima volta che se ne esce da Perugia, e cacchio, vai proprio a Napoli, dove già a quei tempi Napoli, in certi quartieri, era meglio che starcene fuori. Quindi questa frase ci aiuta a capire che Andreuccio non è molto sveglio, cioè la prima volta che esce da casa, forse il padre gli ha affidato questa missione commerciale, però insomma è molto ingenuo. Andò lì, cioè andò a Napoli con altri mercanti, okay? Quindi fa parte di una comitiva, insomma, che va a Napoli per fare affari. Dove, giunto una domenica sera in sul vespro, dall'oste suo informato, la seguente mattina fu in sul mercato e molti ne vide e assai ne gli piacquero e più mercato tenne. Che vuol dire? L'oste, cioè praticamente il padrone dell'albergo dove va a alloggiare la sera che arriva, gli dice: guarda, domani c'è la piazza del mercato qui a Napoli, un grande mercato di cavalli, quindi vai lì e fai i tuoi affari. Cosa che lui puntualmente fa, e era pieno di cavalli in effetti questo mercato e ne vede tanti, molti ne piacciono, per qualcuno si mette a trattare. Ecco, ma fa una cavolata, la prima cavolata che fa Andreuccio, guardate, né di niuno potendosi accordare, per mostrare che per comperar fosse, siccome rozzo e poco cauto, ecco qui c'è un giudizio di Boccaccio, più volte in presenza di chi andava e di chi veniva, trasse fuori questa sua borsa dei fiorini che aveva. Vabbè, allora sei scemo. Cioè, praticamente dice, si mette a trattare, no? Per certi cavalli e tira forse sul prezzo. Dice, comunque, io sono venuto qui per comprare, fa vedere i soldi che c'ha. Cioè, a Napoli, in un mercato all'aperto. È una grossa ingenuità, giustamente, no? Vedete, infatti, Boccaccio come gli dice? Siccome rozzo e poco cauto, come un frescone, poco cauto, imprudente, no? È certo. E infatti subito viene acchiappato dallo sguardo di una ragazza molto interessata, diciamo così. E in questi trattati stando, avendo esso la sua borsa mostrata, avvenne che una giovane siciliana, bellissima, ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualunque uomo, senza vederla egli, passò appresso di lui e la sua borsa vide, e subito seco disse: chi starebbe meglio di me se quegli denari fossero miei? Entra in scena la donna. Allora dice: lui più volte ha tirato fuori questa borsa piena di soldi, praticamente. Ecco, capita che una giovane siciliana bellissima, però ecco, secondo voi c'è un indovinello, no? Cioè, Boccaccio fa un giro di parole. Che mestiere fa sta ragazza? Vedete, disposta per un piccolo prezzo a fare piacere, a fare stare bene qualsiasi uomo, quindi che è una prostituta, no? Ovviamente. Quindi, è una che, insomma, a cui i soldi interessano molto. Ecco, lui non se ne accorge che è stato avvistato da questa ragazza, ma la ragazza vede sta borsetta piena di roba, di fiorini. I fiorini, tra l'altro, ragazzi, per curiosità, erano la moneta di Firenze. Ma si diceva, ma Andreuccio non sta a Perugia. Sì, però i fiorini a quei tempi erano come il dollaro o l'euro per il mercato internazionale, quindi molto, molto valida come moneta. Quindi si è portata appresso i fiorini d'oro. E lei dice fra sé e sé:
ma chi starebbe meglio di me se quei denari diventassero miei? Cioè, mo glieli rubo, cioè, mo faccio in modo di mettere le mani su questo bottino. E passò oltre, però. Quindi, senza farsi vedere, lei tanto ha visto il pollo, il gonzo, e quindi in questo momento se ne va, lo lascia, lo abbandona. Era, e qui però c'è il colpo di fortuna della giovane siciliana, perché guardate che succede, era con questa giovane una vecchia, similmente siciliana, la quale, come vide Andreuccio, lasciata oltre la giovane andare, affettuosamente corse a abbracciarlo. Allora, questa giovane prostituta bellissima siciliana era accompagnata nella piazza del mercato da una vecchia, anche lei siciliana. Questa vecchia, appena vede Andreuccio, e qui c'è un colpo di fortuna, no, della giovane, lo corre ad abbracciare. Quindi, che significa? Lo conosce? Sì, probabilmente sì. In effetti, guardate. Il che la giovane, veggendo, senza dire alcuna cosa, da una delle parti la cominciò a attendere. E beh, la ragazza dice, ma vediamo se questa cosa mi può tornare utile. Si mette in disparte e vede quello che succede fra Andreuccio e sta vecchietta, insomma. Andreuccio, alla vecchia rivoltosi e conosciutala, le fece gran festa e, promettendogli essa di venire a lui all'albergo, senza quivi tenere troppo lungo sermone, si partì. E Andreuccio si tornò a mercatare, ma niente comperò la mattina. La ragazza che vede da lontano è come se Andreuccio e la vecchietta si conoscessero. In effetti è proprio così. Poi facciamo spiegare dalla signora anziana che ci aveva a che fare con questo signore di Perugia. E insomma, scambiano due chiacchiere e Andreuccio dice: guarda, vienimi a trovare in albergo. Insomma, poi comunque gli affari non li fa quella mattina, quindi il gruzzolo rimane intatto e per quel giorno niente, niente acquisto di cavalli. Adesso vediamo un attimo sta vecchia chi è, perché a questo punto siamo curiosi. La giovane, che prima la borsa d'Andreuccio e poi la contezza della sua vecchia con lui aveva veduta, per tentare se in modo alcun trovar potesse a dover aver quelli denari, o tutti o parte, cautamente incominciò a domandare chi colui fosse e donde e che qui vi facesse e come il conoscesse. Insomma, Andreuccio se n'è andato, adesso la giovane diceva: io quei soldi li voglio. Vediamo se sta conoscenza fra Andreuccio, fra questo giovane frescone e la mia serva, la mia domestica, può rendermi felice. Cioè, in qualche modo devo mettere le mani su quella borsa. E quindi chiaramente chiede alla vecchia: ma che c'hai a che vedere con quel ragazzo? Come mai l'hai conosciuto? Cioè, come mai vi conoscete? E la vecchia dice: la quale signora anziana, insomma, ogni cosa così particolarmente dei fatti d'Andreuccio le disse, come avrebbe per poco detto egli stesso, siccome colei che lungamente in Sicilia col padre di lui e poi a Perugia dimorata era, e similmente le contò dove tornasse e perché venuto fosse. Perfetto, ottimo. La vecchietta che gli dice tutti i fatti di Andreuccio, perché? Perché li conosce? Perché lei aveva servito in Sicilia il padre di Andreuccio, che evidentemente stava in Sicilia per affari per lungo tempo, e poi li aveva seguiti di nuovo quando se ne sono tornati a Perugia, quindi faceva parte, insomma, della servitù di Andreuccio, e quindi sa tutto dei parenti suoi, del padre, di quando è cresciuto, insomma, l'ha visto crescere. E poi ovviamente gli dice pure: guarda, questo sta qui perché deve comprare cavalli, vabbè, insomma, gli dice pure che sta facendo qui. Non so se è chiara questa faccenda. In effetti, qui c'è il primo taglio, poi ci fermiamo, perché poi vi faccio fare ricreazione fino alle 10. C'è il primo taglio. In pratica, lì dentro Boccaccio che ci avrebbe detto se avessimo voluto leggere queste righe. Vedete, la giovane che ormai sa tutto del passato di Andreuccio, cioè ormai me lo rigiro come voglio io, insomma, invia una ragazza, un'altra domestica, per invitare la ragazza a casa sua. Guarda, mando una mia giovane serva, faccio acchiappare Andreuccio, dice: vieni a casa che ti vuole una ragazza che ti vuole conoscere. E in effetti Andreuccio, come un allocco, fa la seconda stupidaggine, no? D'altra parte, lui si sente quasi, come dire, lusingato, no? Che una ragazza lo chiama a casa sua. Dice: mazza, ho fatto già una conquista a Napoli, no? E lui la segue e non si accorge che la ragazza, però, questa giovane serva,
lo fa entrare in un quartiere malfamato di Napoli, tanto che si chiama Malpertugio. Malpertugio vuol dire letteralmente buco cattivo, cattivo buco, cioè proprio il nome la dice lunga, no? E arriva a casa della siciliana e questa giovane siciliana gli apre la porta. E adesso ci fermiamo un attimo, così vi riposate dopo l'avventuroso collegamento e ci rivediamo alle 10 puntualmente, ok? Ci vediamo tra pochissimi minuti. Io intanto arresto la Va bene, riprova. prof. Allora, sul vostro libro fate dei segnetti per vedere quando dovete scavalcare dei pezzi, insomma. Quindi noi siamo arrivati in pratica nella puntata precedente, cioè prima dell'interruzione per la ricreazione, e siamo arrivati alla riga 27, ok? Adesso noi saltiamo tutto il resto, cioè tutto il resto, insomma, qualche riga, e arriviamo invece, approdiamo, vedete qui c'è riga 50, ella era ancora, eccetera, eccetera. Allora, brevissimo riepilogo. Un ingenuo mercante di cavalli da Perugia va a Napoli, lì diciamo così, il suo comportamento poco prudente, no? Attira le attenzioni di una giovane siciliana prostituta che decide di mettere le mani sul suo rotolo, no? Lui ha mostrato davanti a tutti, e il colpo di fortuna della siciliana sta nel fatto che colpa domestica. Ragazzi, stessi, non capite. La sua anziana domestica aveva servito per anni la famiglia di Andreucci. La vecchia signora gli rivela tutti i particolari, no, della famiglia di Andreuccio e di Andreuccio stesso. E ovviamente la siciliana decide di utilizzare queste informazioni, come vedremo tra pochi secondi, per abbindolare il povero Andreuccio. La questione prosegue così, no? Vi ricordate che lui viene invitato, no? Dalla giovane siciliana a recarsi a casa sua, non si accorge di aver messo piede in un brutto quartiere, insomma, dei bassi fondi napoletani, anche questa è una grossa imprudenza, però lui si sente lusingato, no? Una giovane ragazza che lo ha invitato attraverso una messaggera, no? Diciamo così, una giovanissima servetta, a recarsi a casa sua, dice: "Ah, beh, mi ci fiondo", no? Nel senso che mazza, appena arrivato a Napoli, già ha fatto una conquista, appunto, come non detto, altra stupidaggine, due. Quindi siamo arrivati al momento in cui lui varca la soglia della casa della siciliana, della giovane prostituta siciliana, e viene accolto. E vedrete adesso il tranello che gli viene teso. Ella, la giovane siciliana, era ancora assai giovane, di persona grande e con bellissimo viso, vestita e ornata assai orrevolmente, cioè in maniera dignitosa. Quindi, ragazza alta, bella, bellissimo viso, ancora giovane, insomma, una bella donna, e alla quale, come Andreuccio fu presso, essa incontro gli da 3 gradi discese con le braccia aperte e, avvinghiatogli il collo alquanto, stette senza alcuna cosa a dire, quasi da superchia tenerezza impedita. Adesso qui lei organizza una recita veramente divertentissima, insomma. Oddio, per Andreuccio mica tanto. Quindi immaginate che Andreuccio appena entra, vede questa ragazza bellissima, vestita anche bene, che scende 3 gradini, scende dal piano di sopra, a braccia aperte, appena arrivata a contatto, l'abbraccia forte. Porca miseria. Poi, lagrimando, gli baciò la fronte e con voce alquanto rotta disse: "Oh, Andreuccio mio, tu sii il benvenuto." Bella fortuna. Cioè, quando riesce poi a parlare, perché lei questo abbraccio lo fa in silenzio, come se fosse, dice Boccaccio, trattenuta dalla commozione, dice: "Andreuccio, benvenuto." E lui, ovviamente, stupefatto. Esso, meravigliandosi di così tenere carezze, tutto stupefatto, rispose: "Madonna, voi siate la ben trovata." Si ammazza, una bellissima donna che mi abbraccia, ma è fatta. Non è proprio così, ma adesso vediamo. Ella, appresso, per la man presolo, vedete, proprio una grande confidenza, non si capisce perché, adesso tra poco lo sapremo, suso nella sua sala il menò, e di quella, senza alcun'altra cosa parlare, con lui nella sua camera se ne entrò,
la quale di rose, di fiori d'aranci e d'altri odori, tutta oliva, laddove egli un bellissimo letto incortinato e molte robe su per le stanghe, secondo il costume di là, e altri assai belli e ricchi arnesi vide. Lei se l'acchiappa e lo porta su in camera sua, però. E una camera profumatissima, vedete, di rose, di fiori d'arance, di altri odori, tutta oliva, oliva vuol dire olezzava, no? Profumava, insomma, no? E c'è un bellissimo letto, incortinato, che vuol dire con un baldacchino, avete mai visto nei film storici, no? I letti coperti da quella specie di tenda, no? In effetti. E poi vede che al posto degli armadi, qui gli abiti vengono tenuti come si usa nel sud, dice Boccaccio, appesi a delle stampelle, però in vista, e vede che lei è piena di vestiti bellissimi, insomma, ti credo, col mestiere che fa, ovviamente, ma lui non lo sa. Per le quali cose, siccome è nuovo, daglie, fermamente credette lei doveva essere non men che gran donna, cioè dice, beh, per tutto l'arredamento, per tutto l'abbigliamento di questa donna, beh, questa è una gran signora, insomma. Però vedete che ha detto Boccaccio, attenzione, la seconda volta che si lascia andare un giudizio Sandreuccio, siccome è nuovo, cioè come un frescone, come uno sprovveduto, no? Si fa ingannare da questi vestiti, da questo arredamento. E postisi a sedere insieme sopra una cassa che a piè del suo letto era, così gli cominciò a parlare. Oh, sentiamo che si inventa questa disgraziata. Quindi lo fa accomodare su una cassapanca che sta ai piedi del letto e gli comincia a dire questo: Andreuccio, io sono molto certa che tu ti maravigli e delle carezze, le quali io ti fo, e delle mie lacrime, siccome colui che non mi conosci e per avventura mai ricordar non m'udisti. Certo, ma io capisco che tu sei così meravigliato dal fatto che ti ho abbracciato, dal fatto che mi sono commossa, grande attrice, ovviamente, è perché tu non mi conosci, no? Non sai chi sono e non hai mai sentito parlare di me. Ecco, mo sentite che cosa gli imbastisce questa tremenda prostituta, bellissima però. Ma tu udirai tosto cosa la quale più ti farà forse meravigliare, siccome è che io sia tua sorella. No, dice, guarda, adesso tu ti meraviglierai ancora di più perché io sono tua sorella. Vabbè, l'avventura è finita qui, insomma. Però ha trovato una sorella. E dico di che, poiché Dio mi ha fatta tanta grazia che io, anzi, la mia morte, ho veduto alcuno dei miei fratelli, come che io desideri di vedervi tutti, io non morirò a quell'ora che io consolata non muoia. E se tu forse questo mai più non udisti, io del buon dire. In pratica, che dice? Che dice, questa disgraziata, insomma? La siciliana si inventa una storia. Il padre di Andreuccio, dice lei praticamente, stette a Palermo per un po', ma questo è vero, in effetti, e praticamente lei, ecco, quello che si inventa è questo: ha sedotto la madre di lei. Quindi lei si inventa che sono fratelli perché il padre ebbe un'avventura con una nobile donna siciliana, figuriamoci, e da questa relazione appunto nacque lei. E alla fine poi il padre di Andreuccio, dice lei, inventandosi pure questo, le ha lasciate, è tornato a Perugia praticamente, e poi lei si è sposata con un nobile di Agrigento, che però per motivi politici poi venne praticamente a trovarsi in grave difficoltà in Sicilia, e quindi si sono trasferiti a Napoli. E quindi eccoci qua. Però il grosso delle loro ricchezze l'hanno perduto, insomma, quindi lei sì, è ancora benestante, ma non così ricca come era prima. Vabbè, quindi questa è la faccenda che gli racconta praticamente, no? E così detto, e quindi questa è la storia, non l'abbiamo letta, no? Con le parole della ragazza, però ecco, adesso riattacchiamo, no, il racconto di Boccaccio. E così detto, da capo il rabbracciò e ancora teneramente lacrimando gli baciò la fronte. Ecco, tutta questa storia assolutamente inventata, lei l'ha raccontata sempre con questa passione, no, che la porta addirittura alle lacrime. Quindi ecco, sono fratello e sorella per parte di padre, no? Secondo la storia della giovane siciliana. Andreuccio, di nuovo, lui è frescone, ci crede, a bocca come un deficiente. Andreuccio,
Udendo questa favola, vedete Boccaccio che dice questa favola, no? Così ordinatamente, così compostamente detta da costei, alla quale in ognuno atto moriva la parola tra i denti, né balbettava la lingua, cioè che dice Boccaccio, questa è bravissima a raccontare questa Fandonia, non ha mai ceduto, è stata sempre molto liscia nella chiacchiera, cioè l'ha rimbambito di queste parole, e ricordandosi essere vero che il padre era stato in Palermo, e per sé medesimo dei giovani conoscendo i costumi che volentieri amano nella giovinezza, e veggendo le tenere lacrime, gli abbracciari e gli onesti baci, ebbe ciò che ella diceva più che per vero, a bocca. Nel senso che dice Boccaccio qui? Entra un po' nel pensiero di Andreuccio. Dice, ma alla fine questo qui, intenerito così, dal modo in cui questa ragazza raccontò la storia, due, effettivamente lui sa che il padre era stato a Palermo a lungo, quindi corrisponde, sì, coincide con la verità. Tre, lui, siccome è giovane, sa che i giovani hanno avventure, quindi può darsi che il padre gli è capitata una storia del genere. E insomma, risultato, lacrime, abbracci, baci onesti da parte della ragazza, ebbe ciò che la diceva più che per vero, cioè credette assolutamente come vera questa storia. E mia sorella. E poscia che ella tacque, le rispose: Madonna, egli non mi deve parer gran cosa se io mi maraviglio, perciò che nel vero, o che mio padre, perché che egli se il facesse, di vostra madre e di voi non ragionasse già mai, e che se egli ne ragionò, a mia notizia, venuto non sia, io per me ni una conoscenza aveva di voi, se non come se non foste. Vabbè, dice, guarda, scusami se mi meraviglio, io non sapevo proprio di avere una sorella, perché il mio padre, boh, per i suoi motivi non me l'ha mai detto, oppure se l'ha detto io non me lo ricordo, e quindi per me tu non esistevi proprio. Quindi scusami se, insomma, sono caduto dal pero, come si dice nel nord Italia. Dunque, e emmi tanto più caro l'avervi qui mia sorella trovata, quanto io ci sono più solo e meno questo sperava. Quindi io sono contento di aver trovato una sorella, perché sto qui a Napoli da solo, e quindi non ci speravo proprio di avere un affetto, una mia cara, una mia parente qui in questa città dove sono da solo, insomma, no? Vabbè, proprio stupidotto, no? Come vedete. E nel vero io non conosco uomo di sì alto affare al quale voi non doveste essere cara, non che a me che un picciolo mercatante sono. Cioè, poi, insomma, come sei te, tutti dovrebbero amarti, no? Tutti dovrebbero essere affezionati a te. Io sono un piccolo mercante, però io già mi sento praticamente affezionato, poi sei mia sorella. Ma ad una cosa vi prego, mi facciate chiaro, c'è un piccolo dubbio ce l'ha, ma ad una cosa vi prego, mi facciate chiaro, come sapeste voi che io fossi qui? Certo, dice, ma chi te l'ha detto che sono stato a Napoli, una grande città, chi te l'ha detto che stavo qui? E quindi tu mi sei venuto a cercare. Lei si inventa, beh, si inventa, dice questa, almeno questo è vero, no? Parla della vecchia, no? Infatti la ragazza risponde dicendo di essere venuta a conoscenza della sua presenza a Napoli, grazie a una sua domestica che aveva servito anche la famiglia di Andreuccio, che lo aveva casualmente incrociato. Sì, in effetti è andata così. Vabbè, essendo stati i ragionamenti lunghi e il caldo grande, ella fece venire greco e confetti e fe dar bere a Andreuccio. Vabbè, si è fatta una certa, diciamo così, fa anche caldo, una serata calda, e lei comincia a ospitare, no? Andreuccio dice, fa venire vino greco, e confetti, cioè pasticcini, dolci, insomma, dolcetti, e il quale dopo questo, partir volendosi, perciò che ora di cena era, in niuna guisa il sostenne, ma sembiante fatto di forze di forte turbarsi, abbracciandolo, dai, disse: Ahi, lassa me, che assai chiaro conosco come Dio sia poco cara, che a pensare che tu sii con una tua sorella, mai più da te non veduta, è in casa sua, dove, qui venendo, smontato esser dovresti, e vogli di quella uscire per andare a cenare all'albergo. E cioè, insomma, si è fatta una certa ora, è quasi ora di cena. Dice, beh, io, dice Andreuccio, vado, me ne vado, perché poi ci sono i miei amici che mi aspettano in albergo. E lei, guardate, è un altro colpo da grande attrice, si dispera, dice, ma come? Hai appena trovato tua sorella, stai a casa sua e te ne vuoi andare a mangiare via da casa mia. Ma no, resta qui, no, chiaramente. Di vero tu cenerai con esso meco, e perché mio marito non ci sia, di che forte mi grava, io ti saprò bene, secondo donna, fare un poco d'onore.
Cioè, no, tu, ma assolutamente, devi restare qua, ce n'erai qui. Certo, mio marito non c'è, il marito non esiste praticamente, e però vabbè, io me la caverò da sola a farti onore, no, come ospite. Alla quale Andreuccio, non sappiando altro che rispondere, si disse: io vo' cara quanto sorella si deve avere, ma se io non me ne vado, io sarò tutta sera aspettata a cena, farò villania. No, ma io guarda, me ne volevo andare perché, per carità, ti rispetto come sorella, sarei contentissimo di stare qui. E però mi aspettano in albergo. Ricordate che lui a Napoli c'era stato con un gruppo di altri mercanti come lui, no? E lei dice: e allora disse: lodato sia Dio, se io non ho in casa per cui mandare a dire che tu non sei aspettato. Dice: vabbè, ma te pare che io non c'ho qualcuno da mandare al tuo albergo per dire di non attenderti perché stai da me a cena? Ma dai, figuriamoci. Benché tu faresti assai maggior cortesia a tuo dovere mandare a dire ai tuoi compagni che qui venissero a cenare e poi, seppure andare te ne volessi, ve ne potresti tutti andare di brigata. Guarda, anzi, la cosa più bella sarebbe che tu chiamassi i tuoi amici e li portassi a cena da me. Poi, quando è ora di andare via, ve ne andate tutti insieme. Questo è un piccolo azzardo, perché se Andreuccio avesse detto di sì, tutto il piano, insomma, sarebbe andato a farsi friggere, però insomma. Andreuccio rispose, eccolo qua, terza stupidaggine che fa. Andreuccio rispose che dei suoi compagni non voleva quella sera, ma poi che pure a grado l'era, di lui facesse il piacer suo. Dice: no, ma non fa niente, non li chiamiamo i miei amici, no? Voglio stare con te, visto che ho trovato una sorella a Napoli. E quindi dice: ok, resto qui, ti voglio far piacere, quindi è così, resto a cena da te. Ella allora fe vista di mandare a dire all'albergo che egli non fosse atteso a cena. Cioè lei manda per finta qualcuno a dire agli amici che lui non tornerebbe, non sarebbe tornato in albergo. È chiaro, no? Cioè, vuole che nessuno sappia che lui sta lì, ovviamente. E poi, dopo molti altri ragionamenti, postesi a cena splendidamente di più vivande serviti, astutamente quella menò per lunga, infino alla notte oscura. Chiacchierano, si mangiano bene, insomma, una bella cena. Si è fatto molto tardi, però è notte ormai, e ovviamente qui c'è la seconda parte della trappola, no? E essendo da tavola levati e Andreuccio partir volendosi, ella disse che ciò in una guisa l'offerrebbe, perciò che Napoli non era terra da andarvi per entro di notte, e massimamente un forestiere, capirai? E dice, insomma, si è fatto tardi, quindi Andreuccio dice: beh, abbiamo cenato, adesso vado a casa, vado in albergo, no? E lei dice: no, per carità, guarda, è notte, a Napoli è meglio che uno straniero se ne stia bene nascosto, perché non è una città a Napoli facile, quindi insomma meglio, è più sicuro che rimani a dormire qui. Dunque, sì, e che come che egli a cena non fosse atteso, aveva mandato a dire, così aveva detto, aveva dell'albergo fatto il somigliante. Dice: guarda, non solo ho mandato a dire che tu non saresti stato a cena in albergo, ma ho anche avvertito l'albergo che tu non saresti tornato proprio a dormire, quindi poi tutti, non si preoccuperà nessuno se rimani a dormire qua. Egli, questo credendo, beh, proprio una boccone, e dilettandogli, da falsa credenza ingannato, d'esser con costei stette. Cioè, Andreuccio diceva: va bene, bene, sono con te, anzi, mi piace l'idea di dormire qui a casa tua, e quindi rimane lì. Furono dunque dopo cena i ragionamenti molti e lunghi, non senza cagione tenuti. E essendo della notte una parte passata, ella, lasciato Andreuccio a dormire nella sua camera con un piccolo fanciullo che gli mostrasse se egli volesse nulla, con le sue femmine in un'altra camera se ne andò. Eccola, stiamo avvicinandoci alla trappola atroce in cui Andreuccio cade, proprio letteralmente, come vedremo. Dice: vabbè, si è fatto molto tardi, hanno chiacchierato a lungo, lei è molto brava a intrattenere, insomma, Andreuccio. Alla fine, insomma, ognuno va a dormire in camera sua, anzi a lui gli viene praticamente addirittura riservato un giovane domestico per qualsiasi bisogno avesse durante la notte. Era il caldo grande. Per la qualcosa Andreuccio, veggendosi solo rimaso, subitamente si spogliò in farsetto e trassesi i panni di gamba e al capo del letto gli si pose. È caldo, quindi probabilmente siamo in estate, no? Anche se non ce l'ha detto, Boccaccio, però fa caldo, siamo al sud. Quindi lui si spoglia, rimane praticamente, ragazzi, in farsetto, che vuol dire?
Immaginate in mutande con una t-shirt, diremmo oggi. Quindi ha lasciato tutti i suoi panni, quelli insomma da uscita, sulla spalliera del letto, sulla sponda del letto, e richiedendo il naturale uso di dover deporre il superfluo peso del ventre, dove ciò si facesse, domandò quel fanciullo, il quale nell'uno dei canti della camera gli mostrò un uscio e disse: andate là dentro. Vabbè, insomma, vedete che il mondo del Decameron è un mondo materiale, fisico, quindi lui dice: prima di andare a dormire voglio fare i miei bisogni, praticamente, e chiede al ragazzetto che sta lì come piccolo servitore: senti, ma dove posso andare al bagno? E lui gli indica una porticina, dice: no, vai là dentro e fai quello che devi fare. Andreuccio, dentro sicuramente passato, sicuramente vuol dire con scioltezza, senza nessuna preoccupazione, gli venne per ventura posto il piede sopra una tavola, la quale dalla contrapposta parte, sconfitta dal travicello sopra il quale era, per la qualcosa, capolevando questa tavola, con lui insieme se ne andò quindi giuso. E qui, per capirci, però, vi faccio vedere una miniatura, capiamo la dinamica, no? Ecco, vedete, immaginate che questa sia la stanza dove lui alloggiava. Questo è il bagno. Il gabinetto praticamente risulta di una costruzione di legno. Vedete, questo è proprio il WC, dove però praticamente il malandrino, su ordine della ragazza, ha praticamente sconnesso la tavola dove lui si doveva mettere a fare le sue cose. Quindi praticamente lui cade, no? Ahimè, appena posato il deretano sulla tavola del gabinetto, cade giù dove immaginate che c'era. C'erano tutti gli escrementi, no? A quei tempi, insomma, i servizi igienici non erano granché igienici. Questo spiegava anche, vi ricordate, l'imperversare della peste, no? Quindi lui, immaginate che è caduto in trappola, insomma, letteralmente, perché è andato a fare quello che doveva fare, è caduto giù, e quindi immaginate come si è ridotto praticamente. E di tanto l'amò il Dio, vabbè, Boccaccio fa lo spiritoso, che niuno male si fece nella caduta, quantunque alquanto cadesse da alto, ma tutto della bruttura della quale il luogo era pieno si imbrattò. Ah. E gli disse bene, dice Boccaccio, perché non si fece male, però cadde nel deposito degli escrementi e rimase tutto sporco, cadde proprio fino alla testa, dalla testa ai piedi, in questo enorme, no, come dire, bacino dove, pieno di roba, insomma, di escrementi, insomma. Della quale, okay. Il quale luogo, a ciò che meglio intendiate, e quello che è detto e ciò che segue, come stesse vi mostrerò. Vabbè, me lo metto qui così lo rivediamo, no? Mentre Boccaccio ce ne parla. Ecco qua, ricordatevi questo particolare della miniatura. Egli era in un chiassetto stretto. Chiassetto vuol dire, il chiassetto, diciamo, in lingua di quel tempo era lo spazio molto esiguo fra un edificio e un altro, okay? Quindi una specie di strettoia fra una casa e un'altra, come spesso tra due case veggiamo, ecco appunto. Sopra due travicelli, tra l'una casa e l'altra posti, alcune tavole erano confitte e il luogo da seder posto, delle quali tavole quella che con lui cadde era l'una. Quindi ecco, insomma, qui è un po' più elaborato, però immaginate che c'erano due assi, uno si appoggiava lì e faceva quello che doveva fare, il tutto cadeva in basso, diciamo così. Ritrovandosi adunque laggiù nel chiassetto, Andreuccio, dolente del caso, cominciò a chiamare il fanciullo. Ma il fanciullo, come sentito, l'ebbe cadere, così corse a dirlo alla donna. Cioè, qui la trappola ormai è scattata. Dice: lui è cascato dentro questa schifezza atroce e dice: oh, aiuto, aiuto. E il fanciullo non ci pensa proprio ad andarlo aiutare, anzi va subito ad avvisare la giovane siciliana della trappola che è scattata praticamente, la quale, corsa alla sua camera, prestamente cercò se i suoi panni erano. Chiaro che lei che cerca, è la famosa borsa con i soldi, no? Quindi lei si precipita nella camera dove era stato ospitato Andreuccio e comincia a rovistare, a perquisire i suoi vestiti. E trovati i panni e con essi i denari, i quali esso, non fidandosi mattamente, sempre portava addosso, avendo quella che è la di Palermo, sirocchia ad un perugin facendosi, aveva tesa il lacciuolo, più di lui non curandosi, prestamente andò a chiudere l'uscio del quale egli era uscito quando cadde.
Vabbè, questa proprio. Ovviamente c'è di nuovo un giudizio, no? Attenzione su Andreuccio, dice perché trova i soldi? Perché lui, vedete, non fidandosi mattamente, portava sempre con sé, cioè non si era fidato di lasciarli in albergo, se li portava appresso questo deficiente, e quindi ovviamente la donna mette le mani sul gruzzolo che voleva, no? Chiaramente. Quindi che fa lei? Immediatamente chiude a chiave la porticina da cui lui era passato in questo ghiassetto, no? Nel bagno. Andreuccio è disperato. Andreuccio, non rispondendogli il fanciullo, cominciò più forte a chiamare, ma ciò era niente, cioè niente da fare. Cioè lui dice, oh! E urla, no? Immaginate di notte, quindi lui tutto zozzo, terribile, sporco di cacca, scusate il termine, ma nessuno gli risponde. Perché egli, già sospettando, ci è arrivato, insomma, e tardi dell'inganno, cominciandosi a accorgere, salito sopra un muretto che quello chiassolino dalla strada chiudeva e nella via disceso, ah sì, qui il miniatore è stato molto bravo, lui praticamente immaginate che scavalca questo muretto e comincia a bussare alla porta della siciliana, il quale egli molto ben riconobbe, se ne andò e qui invano lungamente chiamò e molto il dimenò e percosse. Cioè, intanto a lui viene già qualche dubbio, no? Mi sa che qui mi hanno fregato, vedete? Già sospettando è tardi, però dell'inganno cominciandosi a accorgere, vabbè, esce fuori da questo buco nero orribile e comincia a chiamare e a bussare la porta. Di che egli piagnendo, come colui che Chiara vedeva la sua disavventura, ecco, vedete che in pochi secondi ha capito tutto, a sue spese però, cominciò a dire, oimè lasso, in come piccol tempo io ho perduto 500 fiorini e una sorella. Dice, oimè lasso, è un modo per lamentarsi, povero me, no, ahimè. Dice, ammazza, in poco tempo ho perso tutti i soldi e una sorella. Sì. E dopo molte altre parole, da capo cominciò a batter l'uscio e a gridare. E tanto fece così che molti dei circostanti vicini, desti, non potendo la noia sofferire, si levarono. Cioè, immaginate dove stiamo, quartiere malfamato, quindi vicini di casa della siciliana, mi raccomando. E sa, comunque lui sta facendo un gran baccano, diciamo così, e sveglia i vicini di casa che non sopportano la noia, cioè il rumore, il fastidio, e s'affacciano. E una delle servigiali della donna, in vista tutta sonnocchiosa, fattasi alla finestra, proverbiosamente disse: chi picchia laggiù? C'è una delle donne di casa, di quello che potrebbe essere considerata una casa d'appuntamento, tanto per capirci, si affaccia, sembra un po' assonnata, e dice proverbiosamente, cioè a voce alta, sono un po' arrabbiata, che cacchio è che bussa? Oh, disse Andreuccio, o non mi conosci tu? Io sono Andreuccio, fratello di Madama Fiordaliso. Ecco, sappiamo anche che nome gli ha dato, no, Andreuccio, ad Andreuccio questa donna. Ha detto di chiamarsi Fiordaliso, carino. Dice, ma come non mi... Io, sono io, no? Il fratello della ragazza. Alla quale ella rispose, buono uomo, se tu hai troppo bevuto, va, dormi e tornerai domattina. Io non so che Andreuccio né che ciance sono quelle che tu di. Vai in buon'ora e lasciaci dormire se ti piace. Dice, ma senti, ma io sono... Ovviamente la donna sa tutto, no? Chiaramente questa servitrice della prostituta. Dice, guarda, io non ho mai sentito parlare né di Andreuccio, né che quella c'è un fratello, guarda, mi sa che hai bevuto, sei mezzo ubriaco, quindi vattene, casomai torna domattina e lasciaci perdere. Come? Disse Andreuccio, non sai che io mi dico? Certo, sì sai, ma seppur sono così fatti i parentati di Sicilia che in sì piccolo termine si dimenticano, rendimi almeno i panni miei, li quali lasciati vo', e io mandrò volentieri con Dio. Poveraccio, dice, ma come non sai chi sono? Ma, stavo dentro casa fino a poco tempo fa. Dice, ma se le parentele durano così poco in Sicilia, vabbè, ok, almeno però ridatemi i vestiti, guardate come sono ridotto, e allora, poi me ne andrò, ma manco per niente. Alla quale ella, quasi ridendo, insomma, lo stanno pure prendendo in giro, ridendo disse, buono uomo, e mi par che tu sogni. E il dir questo, il tornarsi dentro e chiudere la finestra fu una cosa. Quindi sta donna dice, senti, ma si mette a ridere perché ovviamente gli fa, è una situazione comica, insomma, abbiamo fregato, stai dicendo pure delle stupidaggini, dice, senti, mi sa che tu stai sognando e chiude la finestra. Qui Andreuccio si arrabbia. Di che Andreuccio, già certissimo dei suoi danni,
quasi per doglia, fu presto a convertire in rabbia la sua grande ira e per ingiuria propose di rivolere quello che per parole riaver non poteva. Cioè, diciamo, vi faccio vedere io, adesso faccio un macello. Si è arrabbiato, no? Ha capito che è stato un frescone e io i vestiti miei, anche i soldi, possibilmente li rivoglio. E perché da capo, presa una gran pietra, con troppi maggior colpi che prima, fieramente cominciò a percuotere la porta. Diciamo, faccio un casino, prendo una pietra e busso, quasi la sfondo la porta, quindi faccio veramente un gran macello. Però attenzione perché ricordiamoci sempre dove sta il quartiere malfamato, Malpertugio, vicini di casa, insomma, non proprio gentiluomini. La qualcosa, molti dei vicini avanti destisi e levatisi, credendo lui essere alcuno spiacevole, il quale queste parole fingesse per noiare quella buona femmina, recatosi a noia il picchiare, il quale gli faceva, fattisi alle finestre, non altrimenti che un can forestiere, tutti quelli della contrada abbaiono addosso, cominciarono a dire. Dice, quelli che stavano svegliati, insomma, quando lui smette di bussare con sta pietra, gli si rivolgono dalle finestre come fanno un gruppo di cani con un cane estraneo. Quindi cominciano a urlargli contro. Vediamo che gli dicono, no? Questa è una gran villania, venire a quest'ora a casa le buone femmine a dire queste ciance. Dice, questo è proprio, sei un maleducato, sei un cafone. Vieni qua e dici queste stupidaggini a queste buone donne, sì, tra virgolette, che abitano qui. Deh, va con Dio, buono uomo, lasciaci dormire se ti piace, e se tu hai nulla a far con lei, tornerai domani e non ci dare questa seccaggine stanotte. Cioè, te ne vai a andare, cioè, casomai torni domattina, ti spieghi, mo però facci dormire, basta, no? Non ti sopportiamo più. Delle quali parole, forse assicurato uno che dentro della casa era, ruffiano della buona femmina, il quale egli né veduto né sentito aveva, si fece alla finestra e con una voce grossa, orribile e fiera, disse: chi è laggiù? Cioè, si affaccia uno, no, della casa della donna, che è il ruffiano della donna, ovvero, oggi diremmo il protettore, in termini più volgari, il magnaccia, diciamo, della donna, come si dice dalle nostre parti, si affaccia praticamente con una voce profonda, orribile e paurosa, dice: chi è lassù? Poveraccio. Andreuccio, a quella voce levata la testa, vide uno il quale, per quel poco che comprende e poté, mostrava di dover essere un gran bacalare, con una barba nera e folta al volto, e come se del letto o da altro sonno si levasse, sbadigliava e stropicciavasi gli occhi, a cui egli, non senza paura, rispose: io sono un fratello della di là dentro. Allora, Andreuccio come lo prende questo signore? Beh, c'ha una figura imponente, no? Pur essendo uno che fa un mestiere veramente disgustoso, grande barba, una figura importante, lo prende per un gran bacalare. Bacalare, ragazzi, significa una persona di una certa autorità. Quindi si intimidisce pure. Andreuccio dice: io come chi sono? Sono il fratello di una donna che abita là dentro. Ma colui non aspettò che Andreuccio finisse la risposta, anzi, più rigido assai che prima, disse: io non so a che io mi tegno, che io non vegno laggiù, e dea di tante bastonate quanto io ti vegga muovere, asino, fastidioso e embriaco che tu devi essere, che questa notte non ci lascerai dormire persona. E tornatosi dentro, serrò la finestra. E questo, insomma, non lo fa nemmeno finire di parlare, dice: io non so che mi trattenga da venire giù a massacrarti le bastonate, perché io sono sicuro che questa notte tu non ci fai dormire. Quindi, e poi richiude la porta. Quindi il povero Andreuccio, a questo punto, è anche un po' impaurito dalla presenza nella casa di quello che non aveva mai visto, che non aveva visto, tra l'altro, si era tenuto ovviamente ben nascosto durante la sua cena, no, dalla siciliana. Alcuni dei vicini, che meglio conoscevano la condizione di colui, umilmente parlando, Andreuccio dissero: per Dio, buono uomo, vatti con Dio. Non volere stanotte essere ucciso costì, vattene per lo tuo migliore. Dice, alcuni vicini che conoscevano bene il mestiere di quello là, sai, criminale, delinquente, uno che sfrutta la prostituzione delle donne, e uno che poi effettivamente forse già c'ha sulla coscienza un sacco di gente che ha fatto secca, gli dicono: a sto punto, vedete, anche i vicini hanno pena di lui, dicono:
in nome di Dio, senti, è meglio che te ne vai, perché se questo scende l'ammazza sul serio. Quindi non vuole, non sfidare la sorte, no? Quindi vattene, è per il tuo meglio, cioè vattene proprio. E qui terminiamo la prima parte della lettura di Andreuccio da Perugia. L'unica cosa, ecco, vi introduco nella seconda parte. Tenete presente che la novella vive di tre sequenze, no? Per usare un termine, come dire, tecnico. La prima sequenza è questa, è quella che ruota tutto intorno alla casa della siciliana, no? Dove lui ovviamente ha perso i soldi e tanto si trova a girare per Napoli di notte, tutto puzzolente di sterco e seminudo, quindi in condizioni veramente disagiate. E poi c'è una seconda parte che possiamo intitolare, come vedremo subito, l'incontro con i ladri. E la terza parte, insomma, la tomba del cardinale Minutolo, però questo lo vedremo domani. La seconda avventura che gli capita è questa. Lui, ecco, io l'ho voluta, insomma, come vedete, sintetizzare. Saltiamo qualche pezzo, perché siamo arrivati quindi alla riga 205, sì, no, 207, a pagina 557. E qui saltiamo, poi domani magari vi dico dove possiamo ricollegarci al testo originale della novella. Quindi qui ho fatto il solito riassuntino. Ovviamente Andreuccio scappa dal quartiere, perché insomma, visto che sta, non solo è stato derubato, ma rischia anche la vita se continua a fare casino là sotto. Condizioni pietose, quelle che vi ho sinteticamente ricordato. Si nasconde perché a un certo punto, uscito da quel quartiere, vede arrivare una luce, un lampione e due figure che non sa bene chi siano. Si nasconde perché ha visto mai che capita nelle grinfie di altri malcapitati, di altri criminali, di altri delinquenti, e poi insomma non è in condizione di mostrarsi. E da quello che si dicono, ecco, lui capisce che si tratta di ladri. Ecco, appunto, sono due, una coppia di ladri, sembrano quasi, viene sempre in mente il gatto e la volpe. Però loro sentono una puzza tremenda e dicono: ma che è questo odore terribile? È lui, no? Che si è inguattato in un vicoletto. E alla fine, insomma, seguendo l'odore, lo scoprono. E lui, ecco, un'altra, che siamo arrivati alla quarta, alla quinta stupidaggine che fa, gli racconta tutto quello che gli è successo. Non sa che sono due ladri ancora, no? Però gli racconta tutta la sua disavventura e loro si fanno l'occhietto, già, ah, capito, questo è un frescone, forse possiamo utilizzarlo pure noi. Quindi è capitato proprio nelle mani sbagliate. Quindi da quello che gli è successo, dai suoi racconti, praticamente loro capiscono di avere a che fare con uno sprovveduto, un ingenuo. E quindi ci fermiamo qui. E